Da circa un mese sono in pieno svolgimento le attività rivolte alla scuola e promosse dal Comitato per la Legalità e la Democrazia e dal Comitato in difesa della Costituzione di Ravenna, attraverso incontri dedicati alle origini storiche della Costituzione della Repubblica Italiana. Questa mattina numerose studentesse e studenti di due istituti superiori di secondo grado di Ravenna, il Liceo Ginnasio Alighieri e l'Istituto Commerciale Ginanni, hanno partecipato all'incontro alla Sala da Torre con il politologo Gianfranco Pasquino dell'Università di Bologna. José, tu e la tua classe siete oggi qui alla Sala da Torre per un incontro importante con Pasquino per parlare di cosa? Per parlare della Costituzione, per parlare delle leggi costituzionali. Che domanda avete preparato per Pasquino? Abbiamo, dopo aver letto il lessico, abbiamo posto delle domande, chi sulla democrazia, chi sullo straniero, sulla guerra. Ad esempio io mi sono chiesto se questa democrazia in cui viviamo oggi è una democrazia giusta, visto anche i fatti che accadono oggi, i fatti che sono accaduti al governo in questi ultimi mesi, ci siamo chiesti questo. È importante per i giovani conoscere la Costituzione, conoscere anche la storia della Costituzione. Certo, se conosciamo la storia, possiamo in modo anche prevedere anche il futuro. La Costituzione, noi viviamo in uno stato dove le leggi sono fondamentali. Se non esistono queste leggi, non riusciremo a organizzarci e, non so, a fare gruppo. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.